Bentrovati a tutti i telespettatori a questa puntata di Tra due fuochi, dove vi racconteremo aneddoti, curiosità, vita di noti personaggi dello spettacolo. Sì, ci faremo raccontare cose che sicuramente qualcuno di voi conoscerà. Sono personaggi talmente famosi, ma solo per voi di questa rete avremo delle chicche in esclusiva. E alla fine sottoporremo il personaggio al nostro fuoco incrociato. Oggi siamo qui in compagnia del nostro simpaticissimo Enrico Beruschi. Proprio te, Enrico. Sì, siamo, assolutamente. Ma siamo con me. Sì. Bene, bene, sono contento di essere qui con voi. Ma che piacere, dai, che bello. Una telecamera moderna. Vedi, quando facevo televisione io, le telecamere erano a carbone, quindi non c'era soltanto il cameraman, ma c'era anche il fuochista che buttava. Ora abbiamo bisogno di meno persone, siamo tecnologici al giorno d'oggi. Bene. Senti Enrico, tu sei conosciuto per i tuoi innumerevoli successi e vorrei ripercorrerli insieme. Allora, tu ti diplomi ragioniere e lavori alla Galbusera, diventi vice direttore commerciale. Poi ad un certo punto lasci tutto e ti dedichi al cabaret. Ci racconti di questa tua decisione? Beh, mica facile pensarci dopo, ma sai, gli eroi non nascono eroi. Pensa a Pietro Micca, è presente Pietro Micca? Pietro Micca, città? Va bene. Devi aiutarmi. Dimmi. Città? Siamo ignoranti. Bene, allora saranno laureati probabilmente. Ormai le lauree le danno dopo la terza elementare. Ma Pietro Micca, che ha fatto saltare gli spalti lì di Torino, le mura, salvando Torino dai francesi, siamo nel 1706 circa. Non c'era ancora. Non eri ancora nato, ma dato che io ero nato, ho avuto la notizia subito per telefono, e lui a quella mattina è uscito da casa e ha detto alla moglie: prendi pure la panda e vai a prendere i bambini a scuola. Lui è andato là, poi ha acceso la miccia, è diventato un eroe. Quindi le cose difficili a distanza di 40 anni, capisci che insomma vanno, ormai posso, 39 anni, mamma mia, vuoi un microfono anche tu? Ma facciamo una per una. Sì. Enrico, so che i primi successi televisivi risalgono al 77, con la regia di Enzo Trapani hai fatto Non Stop, un programma che diciamo è stato un nuovo modo di fare televisione. Ma in che senso? Spiegaci un po' questo nuovo modo di fare televisione. Ecco, ha cambiato proprio il modo di fare varietà televisivo. Infatti adesso voi che siete giovani vedete tante trasmissioni. In fondo anche, dopo ne parleremo, il drive-in e quello più, ma tutti, io, Ricci in testa, diciamo che siamo dei figli, dei nipoti di Non Stop. Perché di colpo la televisione si mette a fare cose brevi, in mezzo quasi alla gente, con il pubblico non ciclostilato, ma vero. I ragazzi, pensate che giravamo a Torino e i ragazzi della Torino Bene facevano la lotta per venire a fare il pubblico da noi, perché si divertivano. E eravamo degli squinternati, considerati dei nessuno, ma abbiamo avuto, pensa che a Non Stop c'ero, io c'ero, sto parlando, ma c'era la Smorfia, quindi Massimo Troisi, De Caro, Lello Arena, i Gatti di Vicolo Miracoli, Boris Macaresco e tanti, tanti altri, Or Milano, quindi va bene. Senti Enrico, tu sei stato presente anche in altri programmi Rai come La Sberla, il Luna Park, c'è un ricordo particolare di questa tua trasmissione? Beh, vedi, le cose, diciamo, di Pippo Baudo, il merito anche di Non Stop è di Pippo Baudo, che frequentava i cabaret e ha insistito in Rai per dire: guardate che ci sono questi qui nuovi, non ancora televisivi, ma che tengono il pubblico tutte le sere. E quindi ecco che siamo venuti fuori noi. Poi è successo un po' di colpo, siamo diventati
importanti. Adesso io ve l'auguro a voi giovani, ai giovani che ascoltano. Di colpo tutte le trasmissioni ci volevano. Pensate che io l'anno dopo ho dovuto fare la Sberla come ospite fisso e Luna Park tra i protagonisti. Va bene, ma sono cose che succedono. Ma vediamo un po' di Luna Park. Infatti adesso dai, abbiamo proprio un breve pezzettino, ah, di sì? questa trasmissione. Sì, davvero? Sì. Guardiamoli insieme. Ma davvero? Sì. Davvero. La vuoi la girandola? No papà, non la voglio. Lo sapevo, queste qui vanno bene per noi. Per noi che da piccoli ci bastava una scopa e diventava un cavallo. Un quaderno arrotolato, una tromba, andavamo all'assalto degli indiani. Ma i bambini di adesso, tienimela, va. Me la dai stasera, eh? Sì. Così ci gioco io. Ma perché ci sono dei bambini? Io mi devo scusare coi bambini perché non parlo molto spinto. Io so che sono lì i bambini che dicono dai, dire parolacce, dire parolacce. No! Mentre invece le mamme, che sono più false, dicono ma quello lì cosa ha detto? Ha detto piedi nudi, ha detto piedi nudi. Oh, proprio per i bambini, parliamo di cicogna, che i genitori ci credono ancora. Eh? Come quella vecchia barzelletta che diceva cosa fa la cicogna dopo aver portato i bambini? Ritorna nel pigiama. Come vedete, l'avete visto, io parlavo di bambini perché avevo il mio bambino appena nato, aveva ne ha un anno insomma. Adesso invece il giovanotto è grande, ormai è musicista, ha un gruppo metal, fa il regista e io continuo a scherzare, ma c'ho una nipotina di 5 anni, quindi se volete che parli di bambini di oggi posso parlare di bambini di oggi. Ieri per esempio, per aprire il latte per il porcospino, perché la sera viene il riccio a trovarci, non riuscivo, lei è riuscita e mi fa, vedi io sono forte, tu sei vecchietto, ma come si permettono? Nel 79 inizi l'avventura teatrale con L'Angelo Azzurro di Amendola Corbucci, con la regia di Vito Molinari. E, ti è piaciuta questa nuova esperienza? Una grande esperienza, perché quella del teatro è una cosa che viene in mente quando uno come me poi veniva da tutt'altro lavoro, quindi il cabaret, il teatro, Vito Molinari, poi ho imparato moltissimo, adesso che devo fare le regie io, lui che io dico piccolo, brutto, no, non brutto come me, ma insomma non ho cosa, ma una, che si trasformava in Mini Minoprio, in Margherita Fumero, in me, quindi un'esperienza veramente che poi mi ha portato a ripeterla, perché insomma vengo considerato più un teatrante che un televisivo, o più un televisivo che, o più il... Mamma, non mi dà la mamma, dai, va bene, dimmi. Però Enrico, sappiamo che debutti anche al cinema negli anni 70-80, prima con piccole parti, poi con commedie culte di quegli anni, come La soldatessa alle grandi manovre e il film d'autore del 77, Un borghese piccolo piccolo. Parlaci un po' di questa tua esperienza. Eh beh sì, fa parte del gioco, avevo addirittura la partenza di un monologo, dicevo noi tutti che andiamo sotto le luci abbiamo voglia di cinema, però il cinema si fa a Roma. A Roma, a parte quei due o tre che fanno il Papa o i ministri, tutti gli altri fanno il cinema, davvero, una cosa impressionante la prima volta. E lì nel Borghese Piccolo Piccolo viene fuori l'ordine del giorno e attori, Alberto Sordi e Enrico Beruschi. Io attore, ma ci ho messo un po' a capirlo, però, però è andata bene anche. Con la dottoressa Ledvige Fenech, veramente carina, ci hanno pescato una sera che stavamo parlando noi due in disparte, tutti soli, tutti e niente, parlavamo di bambini. Io avevo il bambino piccolo, lei l'aveva un po' più grande, ci siamo rivisti in questi tempi. Il suo è direttore di produzione, il mio regista. Passano gli anni, ma chi vuole? Senti Enrico, io so che sei anche un bravissimo cantante. Nel 79 ti ricordiamo a Sanremo, giusto? Sarà un fiore. Sì, ma si può sentirne un po', vai, dai, dai, dai. Sarà così.
sono steso sopra un letto, tu sei stesa di rimpetto, mi dici dolcemente, guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo. Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi, guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo. Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi dov'è che schifo, dov'è che schifo, dov'è che schifo. Ma come? Bene, avanti con le domande. Chi è che vuole farla? Alzi la mano. Posso? Grazie Enrico. Arriviamo dunque agli anni Ottanta, dove sei il protagonista di una trasmissione, credo la più conosciuta, Drive-In. Ma parlaci un po', raccontaci di com'è nata questa trasmissione e di come sono nati anche i personaggi. Beh, ma sai, le cose nascono così, io sono sempre convinto che possono nascere tra amici, che si scambiano delle idee, che se ne intendono. In quel caso c'era Ricci, che poi è diventato il capo degli autori, Nicotra come regia il primo anno, poi Beppe Recchia e io, l'altro protagonista poi Gianfranco D'Angelo, i sottoprotagonisti Greggio, che poi va cosa è diventato, la Margherita che è sempre mia moglie secondo molta gente tuttora, la Carmen Russo, la Carmen Russo. Sai cosa aveva di bello la Carmen Russo? Cosa aveva? Lei è una bellissima donna, quindi... Ma a me piacevano le sue idee. Niente, non puoi capirla. Enrico! Ho capito. Ma bene, aveva delle ottime idee. Eccellenti. Ma restando su Drive-In, importi diverse parodie prese dalle telenovelas di quel periodo. E sappiamo anche che è un'altra tua idea, diciamo, diversa da quelle di Carmen Russo, riguarda, è sullo stile della famiglia Adams, dove tu interpreti il dottor Beruscus. Ma qui abbiamo un filmato, quindi pregherai la regia, prima di dare la parola a te, pregherai la regia di inviare il pezzo che abbiamo. Pablo non c'è, è accaduto durante la campagna d'Egitto. Me l'ha mangiata un camello mentre partecipavo al Camel Trophy. Fantastico, fantastico! La macchina del tempo la funziona, la funziona! Compilation, tira indietro la leva! Ah, Acipicius! Ma dai, chi è? Chi è stato? Dove sono? Cos'è successo? Ah, dottor Beruscus! La macchina del tempo che l'hai inventato, la funziona! È vero, lei era Napoleone, poi io ho tirato la leva del ritorno e lei è tornato padrone, bebè! Ultra fortissimus! Grazie a te chiunque potrà diventare un personaggio famoso del passato! Stella! Dottor Beruscus, il pranzo è servito! Cos'è? C'è arrivato Corrado? Ma cosa dice? Venga subito a mangiare! Già brontola sua moglie! Vuole forse che brontoli anche il suo stomaco? E va bene! Tu dovevi sapere che da quando ne aveva avuto ospite Claudio Villa Scatenaten, in me essere rimasto grandissime desiderio di diventare una rock star. Ma io anni fa sono stata una grande rock star, al mio confronto Elvis Presley sembrava minoritano. Oh, Beruscus, tu mi dovevi aiutare. Io avevo bisogno come maestro di una vera rock star. Lasciami pensare, Margheriten, qui ci vuole un'idea. Ultra fortissimus, ho trovato. Vieni, Margheriten. Ecco qua, questo è un passaggio segreto per evocare cantanti rock. Incredibile. E adesso mira e ammira. Il cobra non è un serpente, ma una biscia schifosa che striscia con la lumaca, che fa delle cose, che fa delle cose. Ecco, ci siamo abboccato. Chi è che si permette di straziare le mie canzoni? Hai visto, Margheriten? Va bene, dai. Il dottor Berusco, avete visto quanti capelli avevo? Cosa ne combinavo? Vabbè, insomma, è stato bello, bello, bello.
simpaticissimo come sempre. E senti, però ad un certo punto hai deciso di lasciare Drive-In, ma come mai? Perché questa tua decisione? Perché commercialmente non sono molto furbo. Cioè, uno mette in piedi una trasmissione, è successo, poi ne esce. Ma così, perché mi sembrava concluso un ciclo, e per cui sono stato un po' fuori dalla televisione, poi sono rientrato ancora, e bello tranquillo, insomma. Ma la televisione, vedete, voi figlioli, tengo la sua mano perché di qui sì, ho il microfono, bene, non so se tu capisci queste cose. Bene, d'altra parte tu sei anche un po' più anziana di me, e io ho 17 anni, no 27, facciamo 27, va, facciamo 27. E il, ecco, sai che li porto bene. Molto, bene, per avere mistifico questa barba bianca che devo pitturarla di bianco tutte le mattine. Va bene, sì, insomma, succedono le cose, vanno, dai. Ciao, fatemi una domanda. Chi è che mi fa una domanda? Fai tu. Arriviamo quasi ai giorni nostri, nel 2007, dove diventi anche regista teatrale. Sappiamo che hai sperimentato interpretazioni e canto nell'opera lirica. Come nasce questo amore dell'opera lirica? È una cosa che mi porto dietro da bambino, no? Perché da ragazzino, pensate alla voce adesso, quella bassa che ho, che mi divertivo col basso buffo, che ha poi la possibilità dei falsetti. E così, e la prima volta che sono andato alla Scala ho visto la Traviata con la Callas, la Traviata di Verdi, Verdi, adesso è il 200 anni dalla nascita, per cui faccio tante cose su Verdi, ne ho approfittato, io ne faccio. Ma sono partito bene, la prima regia in grande è stata il Barbieri Siviglia Chieti, poi ne ho fatte diverse e attualmente mi chiamano anche a cantare, diciamo che io mi metto in scena, ecco. Per Ma esempio la prima edizione, quella napoletana, era con il parlato per il servo, e quindi io ho fatto quello che parlava, solo che era divertente. L'altro che con cui sono in scena, Filippo Morace, bravissimo, basso, baritono, che parlava napoletano, mi chiamava Spiridione, e io dalle quinte, seghe, andiamo. Per cui è stato divertente, bellissima esperienza anche quella. Senti Enrico, noi 2 anni fa ti abbiamo visto nella sitcom Io e Margherita. Margherita poi è conosciuta anche dai più giovani come la Wanda di Camera Caffè. E questa sitcom, ci sono 80 puntate, vero? E prima mi dicevi che duravano circa mezz'ora, giusto? No, quarto d'ora. Perché è una mia idea. Cambiato. No, proprio io ho voluto, perché all'inizio l'emittente che ce l'aveva commissionata voleva insistere su a mezz'ora, meglio 15 minuti fatti bene che mezz'ora sbrodolati. Sembra strano, ma è così. Sappiamo ora che hai vari impegni teatrali sempre. Parlaci un po' della famosa Bohème di Puccini, questa la so. Eh sì, la Bohème di Puccini, come sempre mi sono messo in scena. Mi sono messo in scena, e cosa potevo fare nella Bohème di Puccini? La Bohème di Puccini di chi è? Di Puccini. Brava, brava veramente, ma potrebbe essere anche di? Di Puccini. Di Leoncavallo, quell'altra. Ma quella di Puccini è quella famosa. Ho fatto Benoît, per cui dopo aver presentato col mio modo di fare la lirica, a un certo momento scompaio, ero là intento a aiutare quello delle luci, esco, si sente bussare e uno fa si può, si sente da fuori. Quelli in scena fanno chi è là e io Benoît. Il padrone di casa scappa, poi mi aprono una parola sola, aprono e io entro affitto. E poi pare che la scena sia venuta bene, sicuramente, ma è una Bohème che ha un suo bello, ecco. Ora Enrico, ti diamo qualche minuto per riprenderti, perché dopo avrai brutte domande a cui rispondere. Adesso
mi hanno detto che mi fanno delle domande a bruciapelo. Fuoco incrociato, sono pronto. Prego. Pompieri allertati. Che mestiere volevi fare da ragazzo? Il ragioniere. A che età il primo bacio? 13 anni. La tua donna ideale come doveva essere? Giovane. A quale segno zodiacale appartieni? Vergine. Per quale tua caratteristica ti ha sposato tua moglie? Non lo so, mi odiava. Come padre, sei comico? Abbastanza. Quale mezzo ami di più? Auto, bici, aereo o treno? Auto. Le espressioni più famose del tuo personaggio? E allora? In amore sei stato più cacciatore o preda? Cacciatore sfortunato. Cosa ami di tua moglie? Eh? Quella vera. Eh? Cosa non sopporti di tua moglie? Tutto. Fra tutte le esperienze professionali, quali ami di più? TV, teatro, musica, cabaret? Donne. Tre parole per definire il tuo personaggio. Pover uomo, che tristezza. Tre parole per definire la tua persona. Tre parole? Sono tre parole, ti voglio bene. In qualità di attore, quale film ti piacerebbe interpretare? Già fatto, grazie. Se una donna ti facesse intendere, come reagiresti? Intendere? La porto in tenda. Montagna, mare, città o campagna? Lago. Ti fa paura la morte? No, arriverà un giorno o l'altro. Credi ai fantasmi? Ho dei sospetti. Credi un'altra vita oltre la morte? Naturalmente sì. In una seconda vita rifaresti tutto ciò che hai fatto? Anche qualcosa di più. E ora, dopo questa domanda bruciapelo al nostro Enrico, vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata. Un grazie e un abbraccio al nostro Enrico Peruschi. Grazie, grazie a tutti, non mancate. Abbraccia pure. Ma abbracciato.